Pace e bene a tutti. Ecco, ringraziamo proprio Gesù della sua presenza. Vogliamo veramente consacrare tutto alla Madonna e ogni cosa e veramente anche tutti i frutti. Per questo insieme proprio diciamo, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici. Ti ringraziamo, Spirito Santo, Padre, nel nome di Gesù, fa che tutto sia restaurato dallo Spirito Santo proprio, fa che tutto in noi sia restaurato dallo Spirito Santo. Ecco, ringraziamo proprio Gesù della sua presenza che ci dona proprio lo Spirito Santo e questa sera lo Spirito Santo vuole proprio far comprendere, manifestare quanto desidera proprio aiutare, guarire, quanto desidera arrivare fino a toccare le piaghe più profonde dell'umanità proprio. Allora, questa sera voglio proprio leggere una cosa che veramente dà una grande serenità e una grande luce proprio per comprendere lo Spirito Santo. E come ascoltare la sua voce e come lasciarsi proprio guarire dallo Spirito Santo. Io ho fatto già una catechesi intitolata, anzi tre catechesi che sono divise appunto, una, due e tre, come accogliere la guarigione, no? Come accogliere la guarigione, qua già parlo delle ragioni per cui una persona può non guarire. No? E mi rifaccio appunto a quest'autore, a Frantz Mennuth, no? Stasera però, in particolare, sempre rifacendomi a quest'autore, voglio leggere veramente una cosa che secondo me è di grandissimo aiuto proprio, perché ci sono persone che ascoltano, che magari stanno bene, operano il bene. Ma a volte ci sono persone che ascoltano che stanno veramente male nella disperazione. E allora voglio proprio annunciare nel nome di Gesù di, ecco, a queste persone di non disperarsi, ma di aprire il cuore allo Spirito Santo che le raggiungerà. E come Gesù è sceso agli inferi, Gesù è sceso agli inferi a liberare i padri, così Gesù scenderà nei tuoi inferi per liberare anche te. Allora, adesso leggerò proprio questo veramente capitolo meraviglioso di questo scritto di Frantz Mennuth e lo ascolteremo perché veramente dà delle luci molto molto importanti e ci fa capire quanto Dio veramente ci vuole bene e quanto vuole che noi ci vogliamo bene anche. Noi a volte pensiamo che Dio ci comandi solo di amare Dio e gli altri, ma ci dimentichiamo che ci comanda pure di amare noi stessi. Ama il prossimo tuo come te stesso. E questa a volte è una cosa che per tanti motivi può essere trascurata, ma poi purtroppo succede che se ne possono pagare delle conseguenze anche amare. Allora, voglio proprio leggere, così ascoltiamoci, mettiamo proprio in ascolto dello Spirito Santo. Questo scritto si chiama proprio Peccare contro noi stessi. Nel mio libro Guarire ho esposto le 11 ragioni che avevo scoperto sul perché le persone non vengono guarite attraverso la preghiera. Da quel momento ho cominciato a capire che talvolta non veniamo guariti
Perché dobbiamo innanzitutto smettere di peccare contro noi stessi, danneggiando i nostri corpi e la nostra salute psicologica e spirituale. Col termine peccare non voglio intendere che esista sempre una colpa morale, ma semplicemente che spesso siamo colpevoli di danneggiare noi stessi. Siamo noi a causare la nostra malattia, anche se il danno che ci procuriamo potrebbe non essere volontario. Ho imparato ciò, come sempre, a mie spese, dai miei fallimenti. Per molti anni ho sofferto di dolori nella regione del collo e delle spalle. I medici avevano esaminato la zona sottoponendola ai raggi X e avevano capito che il dolore era causato dal logoramento dei dischi nella regione cervicale, oltre che da uno sfasato allineamento causato probabilmente da una lesione, verificatasi tempo addietro, quando era ancora nell'esercito e giocava a baseball. Fui colpito alla testa dalla palla mentre cercavo di raggiungere la casa base in scivolata. Molte persone hanno pregato per me, compresi alcuni amici che erano stati benedetti da Dio con un grande dono di guarigione. Ma non è mai accaduto niente di particolare, vedete? Magari tu dici, mo io vado da quel ministro di guarigione, quello c'ha un dono grandissimo di guarigione, prega e non succede niente. Allora, ascoltate perché. Tutto ciò è alquanto imbarazzante, perché sembra che il Signore mi abbia donato un particolare dono di guarigione che riguarda proprio i problemi ortopedici. Prego con estrema fiducia per problemi alla colonna vertebrale e alle ossa, ma quando si tratta di me stesso sembra diverso. Che significa tutto questo? Dopo tanti tentativi di preghiera, credo che Dio abbia voluto insegnarmi due cose. Migliorare la postura della mia schiena e attenuare la mia ansia imparando a confidare maggiormente in Lui. Logicamente la posizione incurvata che assumevo contribuiva a far pressione sulla parte superiore della colonna vertebrale. Per molti anni la posizione eretta non mi riuscì naturale e i miei genitori e gli amici richiamavano continuamente la mia attenzione su questo fatto. Così il primo passo verso la guarigione fisica si verificò grazie a una guarigione interiore, spirituale. Mi sentii meglio con me stesso e cominciai a desiderare di stare dritto, cosa che fino a quel momento mi faceva sentire innaturale, come se mi stessi comportando da superbo. L'immagine che avevo di me stesso era di una persona talmente schiva da non riuscire a stare dritta. Pertanto la guarigione definitiva del problema alla schiena richiedeva una guarigione spirituale. La mia postura rifletteva il mio peccato, tra virgolette, contro me stesso, il mio atteggiamento di paura. Allo stesso modo l'ansia mi provocava un'incurvatura delle spalle ogni volta che parlavo in pubblico. Questa incurvatura a sua volta creava un disturbo fisico e una contrazione muscolare che irrigidiva anche la colonna vertebrale dopo ogni conferenza e omelia. È soltanto adesso, in seguito alla graduale guarigione interiore dall'ansia, che l'incurvatura sta diminuendo. Secondo l'insegnamento del Signore Gesù, anche l'ansia è una sorta di peccato, sebbene possa non essere intenzionale o desiderata. E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita, Matteo 6:27. È come se Dio avesse permesso al dolore e al problema al collo di permanere in modo da richiamare la mia attenzione sui bisogni più profondi che necessitavano di soluzione. Quindi il dolore era un sintomo, ma di qualcosa che doveva essere guarito dentro la persona. Una volta guariti questi ultimi, anche il problema fisico può essere attenuato con l'aiuto di un chiropratico, assieme al tentativo di cambiare le abitudini, sempre più radicate nel corso degli anni, e di migliorare la mia postura. Sembra che ci siano molti disturbi analoghi a questo, per
Per esempio, spesso le ulcere vengono guarite con la preghiera. Ma quanto durerà la guarigione se non viene affrontata l'ansia che ne è la causa? Studi sempre più numerosi indicano che i disturbi fisici sono psicogeni, se non psicosomatici. Psicogeno significa semplicemente che il disturbo è certamente fisico e reale, ma che non si sarebbe verificato se non si fosse spezzato, tra virgolette, qualcosa a un livello più profondo della personalità umana che ha permesso ai germi, ai virus o a qualunque altra cosa di sconfiggere le difese immunitarie del corpo. Attualmente esistono studi che indicano che gli attacchi di cuore sono causati dal cosiddetto comportamento di tipo A, secondo il quale una persona si trova sempre in uno stato di tensione perché cerca di raggiungere qualcosa. La persona di tipo A di solito cerca di combattere contro il tempo per rendere sempre più fitta di impegni la propria agenda di lavoro. Le persone di questo genere avranno probabilmente molto successo nella nostra cultura altamente competitiva, ma ciò che agevola gli affari e il successo sociale le predispone anche a un attacco di cuore verso i 50 anni. Se una persona con un cuore malandato chiede che si preghi per lei, si può verificare la guarigione. Ma l'angina potrebbe essere anche un primo segnale d'allarme con il quale il corpo cerca di richiamare l'attenzione, indicando che la persona è sottoposta a un'eccessiva pressione e che occorre operare qualche cambiamento interiore. Non solo necessita di più riposo, ma avrebbe bisogno anche di una guarigione spirituale. Allora potrà imparare a rivalutare se stessa, non unicamente per ciò che ha compiuto, ma anche perché esiste ed è amata da Dio e dagli amici. Come è noto, la persona di tipo A fatica molto a ricevere amore dagli altri e può essere questa la vera guarigione necessaria. Si tratta per l'appunto di un problema di cuore, tra virgolette, ma ciò di cui ha bisogno non è solo la guarigione del cuore fisico. Simbolicamente è come se il cuore fosse stato richiesto di dare continuamente, senza mai ricevere la consolazione e il riposo necessari. Alla fine si esaurisce. Vedete che cosa particolare? Un libro eccellente su questo argomento è scusate la pronuncia, Tape a Behavior e Your Heart, vabbè, ve lo dico a lettere perché non voglio dirvi una cosa sbagliata, allora TYPE A grande BHVOUR and Your Heart, che penso significhi cuore, nel quale gli autori sostengono fermamente che la causa fondamentale dell'attacco cardiaco è la malattia spirituale che porta gli americani moderni a sopravvalutare la realizzazione personale. Non vi elenco tutta la citazione adesso, e chi vuole poi se la può leggere, però continuo sempre con quello che dice McNutt. Molti disturbi che non vengono guariti con la preghiera sono, credo, semplicemente un richiamo a trasformare e guarire più nel profondo la nostra personalità. Di solito prendo il raffreddore molto di rado, una volta l'anno, in un periodo in cui ho lavorato troppo e per così dire ho peccato contro il mio corpo, guidandolo con la mia volontà. Sembra che il raffreddore sia uno dei pochi mezzi disponibili che usa il mio corpo per ottenere la mia attenzione a rivendicare i suoi diritti. Ammalandosi riesce a riposare un po'. Non combatterà completamente tutti i germi presenti finché non mi stenderò e gli concederò il riposo di cui ha bisogno. In qualche modo il raffreddore è un bene perché mi obbliga a riposarmi e a ridare equilibrio alla mia vita. Mentre cresco verso una maggiore armonia spirituale, mi faccio guidare sempre meno dalla volontà e dalle circostanze esterne, mi accorgo di ammalarmi di raffreddore sempre più raramente. Da un certo punto di vista, i miei raffreddori e le malattie sono un mezzo di redenzione, tra virgolette, ma in un senso più profondo dimostrano che ho davvero peccato contro me stesso.
Esistono quindi anche malattie che derivano da relazioni malate, vissute sia in famiglia sia nella comunità umana più in generale. Proprio come per stare bene in salute è necessario vivere in una comunità cristiana sana, così se viviamo relazioni sbagliate rischiamo di ammalarci. Il dottor Tom Dolley mi disse che per tutto il tempo in cui aveva lavorato nel Laos non aveva mai incontrato un nevrotico. Aveva certamente incontrato degli psicotici, ma la cultura tradizionale laotiana era basata su ritmi naturali e non creava quel genere di nevrosi causate dalla nostra cultura americana. Ho visto molte situazioni familiari disastrose, impregnate di violenza, di risentimenti, di repressione e di ogni genere di turbamento emotivo. C'è poco da meravigliarsi se le emozioni e i corpi si ammalano. Come possiamo pregare per un individuo perché ottenga la guarigione emozionale o fisica quando ritorna subito dopo nell'ambiente emotivamente distruttivo che gli ha provocato la malattia? Questa situazione malsana può farlo regredire, anche se è stato guarito attraverso la preghiera. Ecco, questo è molto importante, come le piante, no? Tu una pianta la puoi anche annaffiare, la puoi guarire, tra virgolette, ma se poi la rimetti nel terreno da cui viene la malattia, cioè, quindi bisogna pregare per guarire, ma bisogna anche cambiare le condizioni di vita per quello che si può con l'aiuto di Dio. Ricordo un episodio verificatosi in America Latina nel 1974, mentre mi trovavo a una conferenza di leader carismatici. Un capitano dell'esercito venne da me per dirmi che un generale, il secondo al comando del paese, desiderava che Barbara Schlemmon e io andassimo da lui a pregare per la sua guarigione. Decidemmo un orario e una macchina di servizio venne a prepararci. Non appena arrivammo, vedemmo vari soldati di guardia alla sua dimora. Quando fummo introdotti in casa, con nostra grande sorpresa, trovammo una cinquantina di persone riunite nel soggiorno: ufficiali dell'arma in alto uniforme, uomini e donne eleganti radunati intorno a una sedia nel mezzo della sala, dove era seduto il generale circondato dalla moglie e dai figli. Sembrava quasi il dipinto di una corte spagnola. Terminate le presentazioni, chiese al generale per che cosa avrei dovuto pregare. Lui rispose: per l'ulcera. Pensando di chiedergli la possibile origine del disturbo, in modo da scoprire se vi fosse qualche ansia e di conseguenza fosse necessario pregare per la guarigione interiore, chiesi di vedere il generale privatamente. Lo seguimmo nel suo studio. Gli chiesi quindi se fosse afflitto da ansia o preoccupazioni ed egli ammise: sì, i miei nemici stanno cercando di assassinarmi. Con questo chiuse l'intervista e ritornammo nella grande assemblea a pregare per l'ulcera. Credo che esistano molte malattie e disturbi come l'ulcera del generale. Il problema che sta alla radice richiede una risposta più vasta, una guarigione più profonda. La risposta spirituale alla fame nel mondo esige non solo la preghiera, ma che i cristiani si liberino dalla loro avarizia e avidità e siano disposti a condividere i beni che Dio ha dato loro. L'ira di Dio, come rivelato nelle scritture, sembra rivolgersi soprattutto verso coloro che privano i poveri del necessario e non condividono ciò che possiedono. Va, vendi quello che hai e dalla ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Marco 10:21. Tanto male nel mondo come la fame in Bangladesh e in tanti paesi poveri non verrà eliminato direttamente da Dio, perché Egli si aspetta che siano gli uomini a farlo, in particolare i cristiani, agendo in base ai principi evangelici dell'amore e della giustizia. Forse qualcuno in Bangladesh, quando prega, potrà essere nutrito dai corvi, come capitò al profeta Elia. Ma l'intera situazione che necessita di aiuto verrà risolta secondo i piani di Dio, quando i cristiani come nazioni, come chiese e come individui saranno disposti a condividere ciò che Dio ha dato loro. L'effetto della preghiera in questo caso consisterebbe nel trasformare i cuori di quei cristiani e di quelle nazioni che possiedono ricchezze.
Vendete ciò che avete e dateli in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, dove i ladri non arrivano e la tignola non consuma. Luca 12,33. In breve vi sono malattie e sofferenze che derivano da peccati della comunità umana o dai peccati delle comunità più piccole come le famiglie o le comunità religiose. Questi peccati dovuti alla durezza di cuore e all'inimicizia influiscono persino sulle persone sante e bene intenzionate e affliggono l'innocente che ne soffre a livello emozionale e fisico, così come con la povertà e la fame. La risposta è il pentimento. Proprio come una persona ha bisogno di perdonare o di pentirsi se la malattia è causata dal peccato, allo stesso modo intere società e comunità hanno bisogno di pentirsi perché le persone colpite dalla malattia al loro interno vengano guarite. Ecco, questa è una cosa potentissima, mi fermo su questo punto un attimo. Se tu sai che certe cose sono state causate dai tuoi peccati, non temere, vatti a confessare, rimuovi questa radice di veleno e vedrai che l'avvelenamento Dio te lo guarirà. Oppure, per esempio, adesso purtroppo stiamo pregando veramente perché c'è una guerra, ci sono tante guerre nel mondo, no? Ma immaginatevi quando queste guerre finiranno, no? Quei popoli, per quanto tempo magari diverse persone di loro non riusciranno a perdonarsi tra nazioni. E questo causa, Santa Hildegarda dice che la causa delle malattie spesso è l'ira, la tristezza e la melanconia. Immaginatevi, lei dice, anzi lei veramente letteralmente dice che la causa di tutte le infermità di solito è l'ira o la tristezza o la melanconia. Quindi noi crediamo che basta curare il corpo, ma invece è fondamentale vincere l'ira, è fondamentale vincere la tristezza, è fondamentale vincere la melanconia. Immaginatevi delle nazioni che hanno combattuto, quanta ira ci può essere, quanta tristezza per le persone che si sono perse, per quello che è successo, no? Quanta melanconia, quanto c'è bisogno dell'amore di Dio per guarire, sia a livello fisico ma anche a livello interiore. E questo si fa col pentimento e col perdono. Guardate, quando un capo di Stato va in un'altra nazione e magari 30 anni fa hanno combattuto la guerra fra loro, quindi erano nemici, e un capo di Stato chiede perdono a quella nazione per tutti i delitti che la sua nazione ha fatto verso la nazione dove è andato ospite, quante guarigioni avvengono? Guarisce proprio la nazione. Quindi il pentimento e il perdono sono importantissimi, questo capita anche fra famiglie. Famiglie che non si parlano magari da 20 anni. C'è un'ira, una tristezza, una melanconia a volte, ma soprattutto anche un'ira, un risentimento, un desiderio di vendetta. Queste sono cose che fanno ammalare se sono coltivate e non guariscono. Lo dice proprio Santa Hildegarda questo. Ma questo lo dice anche la medicina di oggi. È una cosa risaputa, cioè proprio che si può dimostrare che una forte ira prolungata, oppure una forte paura prolungata, una tristezza, oppure la melanconia proprio, no? Oggi diremmo anche la depressione, possono veramente far ammalare anche fisicamente. Voi sapete che questo, io mi ricordo una volta sono andato dal dentista e avevo un problema con un dente e lui mi disse proprio, Don Roberto, ma è stato un periodo stressante per te? Perché a volte lo stress fa sì che il sistema immunitario perda forza e quindi è più facile esporsi a un'infezione, ai germi e così via, perché il sistema immunitario risente anche dello stato d'animo. Infatti io gli dissi,
Sì, in effetti è stato un periodo molto, molto, mi sento sereno, però è stato a livello di impegni veramente molto, molto, e rimasi di questa sua, e questo mi fece riflettere, perché noi possiamo peccare contro noi stessi a volte, ci imponiamo dei ritmi di vita o ci imponiamo delle cose che neanche Dio ci chiede. Ci, a volte ci imponiamo un senso di perfezione, ma che neanche Gesù Cristo, che è Dio, ce lo chiede. E questo ci può far ammalare, perché ci fa veramente, poi ci fa, diventa frustrante, perché quel livello di perfezione non lo raggiungiamo e quindi ci sentiamo frustrati, tristi, indegni. E questo lo usa il demonio proprio per farci abbassare il sistema immunitario e per farci ammalare anche. Allora, ecco, questo è molto, molto importante, quindi il pentimento e il perdono, io l'ho insegnato in altre catechesi già questo, ma quanto è importante saper chiedere perdono, cioè pentirsi e sapere anche perdonare e chiedere anche perdono agli altri, sia in famiglia, sia nazione con nazione. Ma quanto è bello, quante guarigioni avvengono solo perché si dice: io nel nome di Dio, nel nome di Gesù chiedo perdono per tutto quello che la mia nazione mi ha fatto. Pensate che questo l'ha fatto anche un grande papa, no? Il San Giovanni Paolo II, che a un certo punto, mi sembra l'anno del Giubileo nel 2000, chiese perdono pubblicamente per tutti i delitti fatti dagli uomini di Chiesa, non dalla Chiesa, perché la Chiesa in sé è santa, ma i delitti fatti dagli uomini di Chiesa in tutta la storia. E quante persone si sono riavvicinate alla Chiesa dopo questo? Perché il perdono, l'atto di umiltà del Papa, come dice la Scrittura, chi si umilia verrà esaltato. Dio fa grazia all'umile e resiste ai superbi. Quel santo Papa ha fatto un atto d'umiltà enorme, un papa che chiede perdono al nome della Chiesa a tutti. Ma è una cosa, i demoni sono stati sfondati da un atto d'umiltà del genere. Bisogna saper chiedere perdono quando c'è bisogno. Bisogna saper perdonare e bisogna saper perdonare anche se stessi. Se Dio ti dice che tu vuoi essere perdonato perché lui ha dato il sangue per te, perché tu quasi consideri il tuo peccato più grande del sangue di Cristo e non ti perdoni tu? Non ti dice Gesù che fa finta di niente, ti dice che anche se il tuo peccato è stato grande, ma l'ha pagato con un prezzo più grande che il suo sangue, cioè meriti infiniti. E per quell'esborso, per quel prezzo pagato, tu puoi essere perdonato. Perché lui ti ama di un amore infinito, per cui ha pagato per te, perché tu possa essere perdonato, pentirti e liberarti da quella colpa e da quel delitto. Allora, questo è molto importante. Io ho insegnato in altre catechesi come spesso soltanto perdonare le persone che ci hanno fatto soffrire, o volontariamente o involontariamente, chiude le porte ai demoni e li spoglia dei loro diritti. Perché i demoni che cosa fanno? I demoni cercano di creare delle reti. E cercano di creare legami di risentimento, legami di vendetta, legami di non pentimento. Ma quando tu col perdono in terra sciogli, come dice la Scrittura, quello che sarà sciolto in terra sarà sciolto in cielo, i demoni perdono il diritto perché tu hai sciolto la cosa e vengono vinti. Continuo a leggere. Per esempio, negli Stati Uniti le persone che soffrono di nevrosi guarirebbero maggiormente se le relazioni familiari fossero più sane e venissero trasformati i nostri valori culturali. La gente continuerà ad ammalarsi di nevrosi a prescindere dal numero di individui per i quali preghiamo, finché non ci pentiremo, tra virgolette, nel senso più ampio del termine. Questo è molto importante quello che dice. Cioè, le preghiere sono importanti per guarire, ma da sole non bastano a conservare la guarigione, perché a volte serve anche un cambiamento
o interiore o divina, come abbiamo già letto e spiegato. Il contesto competitivo, ad esempio, così importante nella nostra società, deve essere modificato, o gli attacchi cardiaci continueranno a colpire i quarantenni nel mondo occidentale. I cristiani sembrano più soggetti agli attacchi cardiaci rispetto agli altri, in quanto anche noi abbiamo assorbito l'atteggiamento competitivo, dannoso e non cristiano della nostra società, e molti cristiani non ne riconoscono nemmeno l'intrinseca forza distruttiva. Un esempio commovente del rapporto tra la malattia e il più ampio peccato della mancanza d'amore mi fu raccontato da un'infermiera che prega spesso per la guarigione interiore. Un giorno stava lavorando nel reparto di pediatria, quando notò un bambino più piccolo degli altri che sembrava un neonato. Infatti era talmente piccolo da sembrare prematuro. Quando chiese cosa non andava nel bambino, le dissero che la madre, una tossicodipendente, una notte era uscita di casa per andare in città e non era più tornata. Dopo aver atteso vari giorni, la babysitter si era stancata, aveva portato il bambino denutrito all'ospedale, dove continuava a vomitare e rifiutava il cibo. L'infermiera prese il bambino tra le braccia e lo tenne per un momento, poi pregò per il piccolo, chiedendo a Gesù di entrare in lui e di guarirlo dalla solitudine, dal rifiuto e dalla ferita causata dalla madre. Quando ebbe finito di pregare, il bambino mangiò tranquillamente l'omogenizzato, addormentandosi fra le sue braccia. Ma non appena lo adagiò di nuovo nella culla, la donna ebbe la dolorosa e orribile impressione di restituirlo al nulla. Non c'era nessuno disposto ad accoglierlo, ad amarlo e a dargli una casa. Non importa quante volte si pregasse per la sua guarigione, il bimbo era destinato a essere continuamente ferito finché non avesse trovato una madre, una casa e una comunità disposta ad accoglierlo con amore. Ecco, questo è veramente un esempio straordinario. Quando questa infermiera ha pregato, quella ha mangiato dopo un sacco di tempo che non mangiava, no? Ma se poi lo rimettiamo nella situazione di solitudine, quello ritorna ferito e gli riviene voglia di non mangiare più. Ma questo non vale soltanto per i bambini, vale per gli anziani, vale per tutte le persone questo. Guardate, dico una cosa, vale anche per gli animali. Io l'altro giorno ho visto un animale, un cane, naturalmente gli esseri umani sono esseri umani, gli cani con tutto il rispetto sono creature, ma non sono esseri umani, no? Però per dire che addirittura vale per le creature, per gli animali, ho visto un cane, ma una cosa veramente da farti veramente quasi veramente terrore per come era ridotto. Beh, una persona l'ha preso e l'ha cominciato a curare, credo fosse stato abbandonato. Questa creatura è rifiorita ed è soltanto una creatura, appunto un cane. Immaginate invece l'essere umano che ha un'anima spirituale e che quindi molto più profondamente risente dell'amore degli altri. Che cosa significa? Ma pensate quanto bene si può fare. Vedete, una madre ha abbandonato questo bambino, è bastata un'infermiera cristiana che l'ha preso in braccio e ha detto: Gesù, entra tu, guarisci la ferita fatta dalla madre. Quindi noi possiamo fare un bene infinito anche sul posto dove noi possiamo magari stare a lavorare. Io a volte vorrei veramente fare dei corsi agli infermieri e ai dottori, perché noi non ci rendiamo conto chi sta in ospedale nel nome di Gesù quanto bene può fare. Io mi ricorderò una volta in un reparto, c'era praticamente questa donna completamente abbandonata, non c'era nessuno che la veniva a trovare, cioè una cosa. Poi ho cercato di fare quello che potevo, appunto, no? Ma noi possiamo veramente essere
spiritualmente parlando, le madri, i padri veramente delle persone povere e afflitte. Dio un cuore ce l'ha dato apposta perché il nostro cuore possa essere un veicolo dell'amore di Dio per guarire veramente quello che un altro cuore può aver invece ferito, o non solo ferito proprio, veramente a volte un cratere può aver fatto in un altro cuore. Allora, questo è molto molto importante. E io nelle catechesi, appunto, come accogliere la guarigione, ho spiegato, questo è soltanto, lui oggi parla del peccare contro noi stessi, no? Ma io ho spiegato anche le 11 ragioni, che, oltre questa che, di cui lui parla, per quale motivo a volte non si guarisce, no? E ve le soltanto leggo in maniera, diciamo così, ve leggo i titoli perché praticamente non c'è tempo. Comunque lui, tra le ragioni che ha visto che per cui non si guarisce, ci può essere per esempio la mancanza di fede, cioè la persona non ci crede nella guarigione, oppure il secondo punto, lui parla di sofferenza redentrice, no? E cioè quando la sofferenza appunto serve per uno scopo più alto, e quindi naturalmente Padre Pio, quando pregavano, a parte che pure Padre Pio spesso è guarito da malattie, però alcune sofferenze Dio non gliele toglieva perché servivano praticamente per la salvezza delle anime. Oppure a volte c'è un terzo punto, che è un falso valore attribuito alla sofferenza. Questo ve lo leggo un pezzetto perché ancora abbiamo qualche minuto. Dopo aver detto che alcune infermità sono redentrici e servono per una finalità superiore, dobbiamo bilanciare tale affermazione e dire che la maggior parte delle infermità non sembrano essere redentrici. Mi hanno chiesto di pregare per persone che non volevano realmente essere liberate dalla loro sofferenza. A me sembrava che la loro infermità fosse distruttiva e non una benedizione inviata da Dio. Esse però erano state talmente condizionate dall'insegnamento ricevuto che si sarebbero sentite in colpa qualora avessero chiesto a Dio di esserne liberate. Quando una persona è depressa e infelice sotto il peso di una malattia, puoi essere sicuro che non si tratta di una benedizione del Signore. Se però essa crede che sia stato Dio a inviarle quella sofferenza, allora spesso proverà un senso di colpa a chiedere a Dio di guarirla. E noi non dobbiamo pregare per una persona in maniera contraria ai suoi desideri. Anche se si riuscisse a convincere ad accettare la preghiera, opporrebbe sempre una forte resistenza inconscia che impedirebbe ogni guarigione. Ecco, qui io sinceramente non sarei così, diciamo così, drastico tra virgolette, ma io inviterei invece, per esempio, si potrebbe pregare la notte, ad esempio, no? Per esempio, questa persona ha una resistenza interiore, uno può pregare la notte mentre dorme, chiedendo che Dio, appunto come ha fatto l'infermiera con la creatura, entri nel suo cuore e sciolga il suo senso di colpa, la sua paura a chiedere di essere guarito, no? Perché ricordiamoci sempre che tutto è possibile per chi crede, no? E poi un quarto punto è il peccato, naturalmente, no? Lui ha constatato che soprattutto il peccato grave, diciamo, di vendetta, di risentimento, è una ragione per cui a volte non si guarisce. Il quinto punto è non pregare in maniera specifica. Lui dice che soprattutto nella guarigione interiore bisogna pregare in maniera specifica per le cose, non bisogna pregare in maniera solo generica. Quindi bisogna prendersi cura della persona in maniera personale, come ha fatto per esempio McNutt col generale, no? Non solo è andato a pregare, ma l'ha messo da parte e gli ha detto: senti, ma c'è qualche afflizione, un motivo d'ansia nella tua vita? Quindi si è individuata la radice e si è pregato per guarire proprio la radice del problema. Un altro motivo può essere, il sesto motivo, la stessa ragione per cui non si guarisce, la diagnosi sbagliata. Questo è molto importante. Noi a volte dobbiamo pregare per avere luce dallo Spirito Santo, anzi no, a volte sempre, perché noi magari pensiamo che quella persona ha un'infermità naturale,
e invece praticamente succede che magari ha bisogno di liberazione. Lui fa un esempio qua molto interessante, dice: la nostra equipe, mentre si trovava in Perù, ha pregato per una giovane donna al fine di ottenere la sua guarigione interiore da una forma di depressione. Quella giovane non aveva conosciuto il papà e da bambina aveva vissuto una serie di episodi sessuali traumatici per cui sembrava che avesse bisogno di guarire interiormente. Ma dopo la nostra preghiera rimase depressa come prima. Dopo aver fatto altre indagini, scoprimmo che la madre era ricorsa a uno stregone per curarla da un'infezione addominale. Quello stregone aveva recitato una preghiera su di lei e le aveva somministrato una porzione, ma appena l'ebbe bevuta, la bambina era caduta a terra in trance e si era risvegliata guarita. Era guarita, tra virgolette, ma era diventata posseduta perché era andata in trance. Capimmo allora che era necessaria una liberazione, cosa che noi non avevamo preso in considerazione. Dopo che tre sacerdoti ebbero pregato per lei, la giovane donna fu liberata. Ora poteva guarire anche interiormente e infatti la depressione sparì. In quel caso era sì necessario per la guarigione interiore, ma inizialmente non ci eravamo accorti che anzitutto occorreva pregare per la sua liberazione dal demonio. Non avevamo fatto una diagnosi completa, non avevamo avuto tutto il discernimento necessario. Vedete, uno può sbagliare diagnosi. In un altro caso, il responsabile di un gruppo di preghiera decise di smettere di fumare, ma non vi riuscì con la sola sua forza di volontà, il pentimento, primo tipo di guarigione. Quindi lui si confessava, si pentiva, ma non bastava, diciamo, il pentimento e la forza di volontà per guarire. Allora alcuni amici pregarono per lui affinché guarisse dalla sua abitudine, terzo tipo di guarigione, mentre altri pregarono per ottenere la sua liberazione dai flussi demoniaci, quarto tipo di guarigione. Nessuna di queste preghiere sembrava raggiungere lo scopo, vedete? Questo è molto interessante. Egli continuava ad accendere una sigaretta dopo l'altra. Coloro che guidavano i gruppi di preghiera gli dissero che la colpa era sua perché non reclamava la propria guarigione. Così il passo successivo consistette nel reclamare la guarigione, cosa che egli fece ma continuò a fumare. Diciamo che sembrava che non c'era buono niente. Alcuni mesi più tardi, ascoltando un discorso a proposito della guarigione interiore, si rese conto che la sua abitudine di fumare era collegata agli anni della sua adolescenza, quando il fumo aveva rappresentato per lui la libertà e l'età adulta. In particolare rappresentava la libertà di cui sentiva il bisogno di fronte alla severa autorità del padre. Di conseguenza, la chiave per poter essere liberato dal fumo era connessa con il suo bisogno di guarigione interiore e non con quelle altre forme di guarigione per cui avevano pregato i suoi amici. Quando essi gli avevano detto che era guarito, avevano sbagliato. Era la relazione con suo padre che andava guarita. E Dio non avrebbe eliminato il problema superficiale, il fumo, fin tanto che non fosse stato affrontato il bisogno più profondo. Il fatto che Dio non concedesse la guarigione non era un castigo, vedete quanto è importante questa cosa, ma piuttosto una grazia. Il doloroso imbarazzo che provava nel fumare davanti a persone che avevano pregato per la sua liberazione lo aveva indotto a guardare dentro di sé, finché era riuscito a trovare la guarigione più profonda che Dio aveva in serbo per lui. Come succede con i buoni dottori, anche noi abbiamo bisogno di discernere quale sia la causa che sta dietro i sintomi che si manifestano. Altrimenti non sappiamo quale sia il modo migliore di pregare. Spesso tiriamo solo a indovinare la diagnosi corretta. Di conseguenza non fa meraviglia che non sempre le persone guariscano. La settima ragione per cui non si guarisce, qua dice: rifiuto di considerare la medicina come una via attraverso la quale Dio guarisce. E vi chiedo scusa perché so che probabilmente se leggerò ancora non potremo fare le telefonate, chiedo scusa anche in qualche modo alla trasmissione, però credo
che saranno d'accordo con me, perché per il bene delle anime è bene che finisca questo argomento, perché mi sembra veramente importante. Allora, qua si parla praticamente del problema quando le persone non vogliono prendere le medicine e non credono nella medicina. Allora, sentite che cosa è importante. Man mano che oggi riscopriamo i carismi dello spirito, notiamo anche la tendenza di certi entusiasti a fraintendere e a semplificare eccessivamente la loro attività. La guarigione non fa eccezione, come testimonia la storia del movimento pentecostale. Ecco, questo lui parla dei protestanti che hanno avuto dei grandissimi problemi su questo punto, però è importante che lo leggo questo pezzo per far capire proprio quanto invece la Chiesa Cattolica, per esempio, crede nella preghiera, ma crede che Dio può guarire attraverso la preghiera, ma anche attraverso la medicina usata secondo la volontà di Dio. Durante i primi anni del movimento, i pentecostali ritenevano che fosse peccato prendere medicine o andare dal medico, pensate. Una volta F.M. Britton, un predicatore pentecostale, rifiutò di ricorrere al medico per uno dei suoi figli e in seguito riferì che egli era morto senza prendere medicinali. Alcuni anni più tardi anche sua moglie morì dopo aver rifiutato le medicine, mamma mia, oh signore mio. Britton, benché minacciato di finire in prigione per aver rifiutato le cure mediche per i suoi familiari, non abbandonò mai il suo punto di vista. Casi del genere non erano un'eccezione, ma piuttosto la regola per molti pentecostali della prima ora. Uno dei primi scismi provocati dal contrasto fra alcune personalità si verificò durante le conferenze tenute in Georgia nel 1920 dalla Pentecostal Holiness Church, da cui nacque l'organizzazione della della congregazione delle chiese, pentecostali naturalmente, non cattoliche. La controversia che doveva portare a quello scisma cominciò con una disputa sulla dottrina della guarigione divina. Due ministri sostenevano un punto di vista che si discostava dalle idee generalmente condivise della Chiesa di quel tempo. Il gruppo guidato da altri due asseriva che non era peccato adoperare rimedi e medicine per aiutare il processo della guarigione di una malattia. Un altro gruppo, tra cui Britton, sosteneva invece che quanto la redenzione ha ottenuto per la guarigione del corpo era perfettamente sufficiente e che non era necessario ricorrere ad alcun mezzo umano per assistere Dio nell'opera della guarigione. Nel 20 la controversia finì in un processo che ebbe come risultato l'espulsione di Sorlo e Bruling dalla Chiesa. L'ottavo motivo per cui si può non guarire e che non si adoperano i mezzi naturali per conservare la salute, è quello che ho detto anche prima, no? Cioè che uno non si prende cura di se stesso. Il nono punto, adesso non è il momento. Per una qualche ragione spesso sembra che ci sia un momento giusto perché la guarigione abbia luogo. Cristo ci sollecita a continuare a pregare come la vedova importuna, quando in un primo momento non succede nulla. Quando preghiamo per la guarigione sembra che si possano riscontrare quattro possibilità fondamentali. A. Alcune guarigioni sono istantanee. B. Altre sono posticipate. Ho pregato per una persona il sabato, ma la guarigione si è verificata lunedì successivo. C. Altre ancora avvengono al tempo, sono graduali. D. Altre ancora che non si verifica affatto anche sul piano fisico. Non dobbiamo rimanere però delusi quando sembra che la nostra preghiera per ottenere la guarigione non riceva alcuna risposta immediata. Forse questo non è il momento giusto. La decima motivazione, sono le ultime due, è che un'altra persona deve essere lo strumento della guarigione. Questo è molto importante. Qualche volta devo essere disposto ad accettare che un altro intervenga a pregare. Tale disponibilità a lasciare che Dio scelga lo strumento giusto per la guarigione mi si è rivelata come una condizione necessaria alcuni anni fa durante un ritiro. In quei giorni avevo speso parecchie ore a pregare per la liberazione di una donna, ma non avevo ottenuto molti risultati, nonostante il tempo impiegato e gli sforzi compiuti. Così feci un'interurbana al mio amico Bob Cabnar. Sentivo che il ministero era essenziale per la donna per la quale stavo pregando. Infatti,
poter fornirle l'aiuto necessario. Viceversa, lui e la sua equipe stavano pregando per una certa persona quando uno del gruppo ebbe una visione nella quale quell'individuo appariva completamente trafitto di chiodi, una lama gli attraversava il cuore. I chiodi della lama si erano allentati in seguito alla loro preghiera, ma non uscivano fuori. Il discernimento che fecero in preghiera indicò che nel giro di 4 giorni i chiodi e la lama sarebbero per così dire spariti in seguito a una preghiera di guarigione interiore. In quel momento essi non sapevano che io sarei passato dalla loro città entro qualche giorno. Il quarto giorno la loro profezia si adempì, quando io pregai per la sua guarigione interiore. Nel primo caso io non ero stato il ministro adatto per portare a termine la guarigione, mentre lo fu Bob Cavanagh. Nell'altra situazione ero io che dovevo portare a termine la guarigione alla quale la sua preghiera aveva dato inizio. Solo quando Dio ci chiama a essere strumenti della guarigione la sua preghiera ha successo. È Gesù che guarisce ed egli utilizza persone diverse in tempi diversi. In breve, devo essere sufficientemente umile da riconoscere che a volte non sono io lo strumento più idoneo. Devo pregare per saper discernere e capire dove indirizzare una persona che sta cercando aiuto, anziché sentirmi in colpa se non sempre riesco ad aiutarla. L'ultimo motivo è quello che abbiamo già letto anche, quando quello che non va è l'ambiente. Cioè io posso pregare per la guarigione di una persona, per le sue ferite, ma se poi torna nell'ambiente dove viene menata e dove viene offesa e tutto, le ferite si possono riaprire. Quindi ecco, scusate se ho preso molto tempo, però mi sembrava veramente fondamentale. Finisco proprio con quello che secondo me è il sigillo su tutto quello che ho detto, lo prendo da Padre Tardif. E lui dice una cosa bellissima, perché io sono molto d'accordo con lui proprio, che sì, questi sono motivi per cui si può non guarire, ma ricordiamoci sempre che Dio è il Dio dell'impossibile, quindi non obbedisce a leggi di nessun tipo, se non a quelle che da lui appunto, e soprattutto la salvezza delle anime. Finisco con queste poche righe. Certi autori elencano gli ostacoli per la guarigione. Fanno una lista di atti o di disposizioni che impedirebbero l'azione del Signore. Questo sembra discutibile, perché Gesù è il padrone dell'impossibile e niente può impedire la sua azione salvifica. Egli è libero e potente e può agire con o senza la nostra collaborazione. Agisce ora in un modo, ora in un altro, è certo tuttavia che ci guarisce gratuitamente. Si dice per esempio che la mancanza di fede è una causa per cui non si guarisce, ma io sono testimone di guarigioni avvenute fra musulmani e gente senza fede. Dio è molto più grande che non la nostra mancanza di fede, ammazza che bello, alleluia! Non gli possiamo imporre delle regole di condotta. Fa le cose seguendo vie diverse e migliori delle nostre, Isaia 55,8. Per questo motivo preferisco parlare di mezzi e di aiuti che favoriscono l'azione di Dio. La grazia di Dio è efficace, ma se non incontra un terreno preparato, ma se incontra un terreno preparato può dare frutti più abbondanti. Ecco, anche Francis Knuth infatti non li chiama ostacoli alla guarigione, ma dice ragioni per cui non si guarisce, proprio perché va sempre mantenuta la cosa iniziale, che Dio è padrone dell'impossibile e che la sua azione è efficace. Non dobbiamo mai perdere la fede nella sua azione efficace. Dobbiamo chiederci se non guariamo perché e chiedere luce allo Spirito Santo, ma dobbiamo sempre avere fiducia che l'azione di Dio è efficace, sia sull'anima che sul corpo. E la nostra collaborazione con la grazia deve essere sempre fondata, come diceva San Giovanni Paolo II, sul primato della grazia. Cioè la grazia è superiore a tutto, ha il primato su tutto, viene prima della nostra collaborazione, prevede anche la nostra collaborazione, ma guai a noi a voler quasi mettere delle regole a Dio così rigide che quasi gli dimo guarda Dio che tu non puoi guarire perché non stai a rispettare le regole come andrebbero rispettate. Perché Dio risponderebbe che le regole sono fatte per l'uomo e non l'uomo per le regole. Ok? Cioè il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. E poi risponde, Gesù dice, Dio è Signore del sabato, cioè anche delle regole.
Naturalmente, Dio, ogni regola ha sempre lo scopo della salvezza dell'anima. Allora, adesso finisco. Se c'è qualche minuto, magari per una telefonata, perché penso forse qualche 3-4 minuti ci saranno, altrimenti vi do la benedizione finale. Accogliamo ora una telefonata, abbiamo Giovanni che chiama da Roma. Padre Viani, Eccoci, buonasera. pace bene. Pace bene, sempre. Allora, io ho un'esperienza perché tutto quello che lei ha raccontato, diciamo, io l'ho vissuto perché 40 anni fa stavo morendo e avevo una profonda depressione. Però per grazia, per intercessione di Papa Giovanni, ho ricevuto non so se miracolo, perché mi è apparso Gesù che mi diceva non è giunto ancora il tuo momento, però io ho visto il Signore, Gesù, in una luce giallo oro e azzurro, e un volto di uomo con la barba, e una voce che si sentiva non so da quale lontananza, in profondità. Ora, in questi anni che sono rimasto qui a Roma, mi sono recato in una chiesa di Roma, non sapevo, e ho trovato la stessa immagine del volto di Gesù. Ho visto. Però l'effigie era rivolta anziché a sinistra, come la vidi io, era rivolta a destra, era posta ai piedi della Madonna, della parrocchia di San Vincenzo Pallotti. Questo le voglio confermare, posso anche morirci su questo. Quindi Gesù non mi Grazie. abbandona mai e non abbandonerà mai, io penso, neanche Grazie. a Grazie partire da infine per qui. questa testimonianza che poi appunto è stata confermata proprio dai fatti, quindi ringraziamo veramente Gesù e sì, e sono proprio felice di questa testimonianza perché non solo conferma, ma proprio dà fiducia a tante persone che stanno ascoltando. Adesso sì, credo che dovrò darvi la benedizione e vi chiedo scusa, la prossima volta cercherò di, mi organizzerò per darvi almeno una, magari 20 minuti di possibilità di chiamare, di interloquire, però ecco, gioiamo proprio perché anche solo questa testimonianza ci ha proprio confermato, no? Il desiderio di Gesù di aiutarci anche quando sembra che non abbiamo più scampo, come diceva Giovanni. Adesso do proprio la benedizione. Il Signore sia con voi. Accogliamo un'ultima telefonata che abbiamo in Ah, linea, sì, scusi. Allora ok. abbiamo un'altra telefonata, Eleonora, prego. Pronto? È pronto, buonasera, Eccoci Carlo Leonora, eccoci. Sì, ancora posso fare una telefonata, grazie a Dio, sì. Porta. Guarda, io sono una sediziosa, però ascolto da anni e anni la chiamata. Lei è particolare. Perché mi piace quello che dice, proprio lo sento proprio nel cuore. E devo venire a Roma proprio per incontrare lei. Non Va bene, capito, diciamo, pronto? ecco, ringraziamo Dio, ecco, anche di quest'altra conferma dell'opera dello Spirito Santo e poi sì, lasciamo fare proprio allo Spirito Santo perché, come ha detto bene Francis McNutt, è proprio Dio che poi dispone tutto, no? Quindi comunque da oggi pregherò sicuramente per te, anzi per voi che ascoltate, per le vostre intenzioni. E poi ecco, se Dio vuole, anche se ecco, lasciamo fare proprio a Gesù, vedrai che lui sa come disporre tutto. Va Senta, bene, poi allora domani ringraziamo ritorno Gesù, pure sì. quando lei dice la messa, i miei figli. Sì, allora ricorderò i tuoi figli nella messa, certamente, certamente. Sì, Angela, Pietro, Antonio e Riccardo. Va bene, le ricorderò tutti quanti nella Santa Messa. Grazie, Niente, Leonora, ciao, grazie a grazie, te, pace bene, pace grazie, bene. grazie, grazie. Grazie. Allora, ecco, ringraziamo veramente Gesù.
quanto sono contento e si stia realizzando quello che anche Don Mario in tutta la sua vita, adesso che è andato in cielo, ma in tutta la sua vita ha desiderato, e cioè che tutte le persone di tutte le regioni, di tutti i posti potessero conoscere e amare proprio Gesù, no? E la Chiesa. E adesso proprio voglio proprio darvi la benedizione di cuore proprio, e anche ricordando questo grande sacerdote, appunto Don Mario. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione di tutti gli angeli, i santi, le anime del purgatorio, chiedo che lo Spirito Santo scenda proprio e raggiunga le piaghe più profonde dell'umanità per restaurare ogni cosa proprio in Cristo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Pace e bene a tutti.